E buonasera, buonasera, ci siamo. Il più cordiale saluto da Andrea Guanno, bianco-verde dentro casa. Ne approfittiamo per il periodo, purtroppo non è dei migliori, il periodo che vuole che appunto dobbiamo stare barricati in casa per i problemi ben noti, l'emergenza sanitaria, il Covid-19, coronavirus. Io resto a casa, tutti restiamo a casa, tutti dobbiamo restare a casa. Che dire, purtroppo non è bello, ma il basket Castelfranco non si ferma neanche in queste circostanze. Tutta l'attività sportiva ovviamente è ferma, completamente, ma noi ci siamo. Noi ci siamo e non vi abbandoniamo. E dunque, abbiamo intrapreso assieme all'area commerciale, l'area comunicazione, questa nuova iniziativa. L'area commerciale, anzi, subito i saluti a Alessandro Poggi, Federico Ricò e tutti gli altri colleghi. L'area commerciale ha già messo in moto dei sondaggi, dei quiz, delle foto storiche. Anzi, vi invito a seguire sempre online sui nostri social i vari aggiornamenti. Castelfranco Basket su Facebook, Basket Castello su Instagram, ma uno sguardo direi anche al sito internet ufficiale, sito internet ufficiale che praticamente vi fa sempre vedere tutte le notizie in tempo reale. Eccolo qui, AD Basket Paul Castelfranco, castelfrancobasket.it, che apre in prima pagina con la notizia arrivata 2 sere fa. Campionati senior e giovanili ufficialmente terminati. Le parole del presidente Andrea Berti, che poi sentiremo anche. Ovviamente c'è tutto il resto, tutte le iniziative, tutte le foto, tutti i risultati, tutte le varie interviste che potete comunque spulciare con calma. Ma noi torniamo a noi. Io intanto mi scuso per quanto riguarda ovviamente la tenuta, i capelli, la barba, ma in questo momento ovviamente siamo tutti un po' bloccati in casa e quindi facciamo di necessità virtù. Ci scusiamo anche di eventuali problemi tecnici, inconvenienti, rallentamenti, ma è una puntata zero questa. Cerchiamo di fare del nostro meglio, ma ovviamente siamo soltanto facendo qualcosa di non professionale, cercando di metterci tutta la professionalità possibile, ma comunque con strumenti prettamente personali e amatoriali da casa nostra. Comunque, un modo per tenervi compagnia, bianco-verde dentro casa. Hashtag sempre siamo Castelfranco e tutti gli altri e io resto a casa. In alto, fra l'altro, vedete qui il numero per interagire con noi 320 09 50 556. Potete scrivere ciò che volete, commenti buffi e quant'altro, ma poi io direi di aprire subito il sondaggio, anzi il quiz di oggi. C'è un quiz che vi proporremo in ogni puntata. Dovete rispondere nei commenti a questo video o alla storia Instagram che già il nostro Federico Ricò avrà condiviso. Quiz attivo per 24 ore. Potete rispondere poi. Fra tutti coloro che avranno risposto, nella prossima puntata sorteggeremo una persona che vincerà in questa circostanza una sciarpa del basket Castelfranco e una borraccina, ma altri premi sono in arrivo grazie ai nostri sponsor che io vado ovviamente a citare. Li vediamo qui: CR, Service Automazioni, Macelleria Danilo, Borghi SPA, Centro Fotocomposizione, Linea 101, Leonardi Lamberto, Ottica Midei, Manitou, ma poi ce ne sono tanti altri, il Caffè Grande, tanti, tanti, tanti altri che vi proporremo anche nella prossima puntata. Ma andiamo, come detto, subito con il quiz. Chi è? Cioè, Marzio Cardinale, no, scusate, non chi è. Marzio Cardinale è il miglior realizzatore in una singola partita del Castelfranco Basket. Quanti punti realizzò in quella singola partita? A 60, B 62, C 63, D
scusate, 59. Potete rispondere sulla nostra storia Instagram, come detto, già preparata e confezionata dal nostro Federico Ricco, o nei commenti qui. Potete anche inviare un messaggio al 320 09 50 556. Si vota fino alle 17:30 del 29 marzo. Ovviamente, come detto, sulla nostra pagina, comunque sulla nostra pagina internet, soprattutto sulla nostra pagina Facebook, trovate tantissimo, tantissimo altro. Io vi invito davvero a visitarla. Ci vedete per ora in diretta, però vedrete davvero tanto tanto altro. Andiamo anzi a spulciare subito il nostro canale Facebook ufficiale. Lo vediamo, lo vedete qui. Questa con la foto ovviamente di tutti i ragazzi che fanno parte della nostra realtà, poi i vari commenti, le varie foto e quant'altro. Questo ovviamente è il basket Castelfranco, basket franco che vi propone adesso, come detto, questa iniziativa. Marzio Cardinale ovviamente ci scrive: rispondo io. No, Marzio Cardinale non può rispondere alla quiz, dunque è un fuoriquota, non può rispondere, ma non suggerire neanche a nessuno. Ovviamente, un saluto al presidente Andrea Berti che ci sta seguendo. Leggiamo i vostri commenti anche in tempo reale, e al grande Federico Ricco. Come detto, sulla pagina ci sono varie cose. Basket Castelfranco, dunque, non si ferma, anzi, vuole andare avanti, proiettandosi al futuro, cercando di lanciare appunto un messaggio. Non molliamo, e quindi andiamo avanti. Vediamo adesso un po' di immagini per quanto riguarda l'ultima partita, purtroppo, del basket Castelfranco Casalinga. Era la gara contro Castenaso, se non vado errato. Il Pala Reggiani ha visto le ultime apparizioni ufficiali in campo. Ci manca tanto, ci manca parecchio quella situazione. Purtroppo è andata così. Il campionato viene dunque fermato. Intanto c'è anche il saluto dell'assessore Leonardo Pastore. Ciao ragazzi, ciao assessore, abbiamo un contributo anche con lui. Ma io direi di iniziare proprio con le parole. Un saluto anche a Tamara, Forza Castello, ci mancherebbe quello sempre, bianco verde dentro. Dicevamo, le parole del presidente Berti che ci sta ascoltando, ma le abbiamo già registrate, le abbiamo anche fatte vedere, come detto, sul nostro sito internet, le parole che noi abbiamo trascritto sostanzialmente, ma che trovate qui sul nostro sito internet, dopo la lettera a firma del presidente FIP Giovanni Petrucci, con la quale si ufficializza lo stop definitivo ai campionati senior e giovanili organizzati dai comitati regionali, sono arrivate le parole del presidente Andrea Berti. E io direi a tal riguardo di sentire proprio le parole di Berti registrate telefonicamente con un'immagine comunque di una vecchia intervista realizzata con lo stesso presidente, al quale va il nostro saluto. Sentiamo. Buonasera, prendiamo atto della decisione ufficializzata dalla FIP e pur comprendendo e sposando la scelta per via della grande emergenza sanitaria, che è primaria per il bene di tutti, siamo dispiaciuti perché per noi lo sport è sana competizione e quindi tutto. Non sarà facile ripartire, speriamo comunque di farlo quanto prima, il che vorrebbe dire che la situazione globale sarebbe sulla via del miglioramento. È stata una stagione sportiva difficile e improvvisamente interrotta, ma abbiamo avuto modo di fare diverse esperienze e conoscere gente fantastica. Faremo tesoro degli errori commessi, ma assicuro a tutti i nostri tesserati, i nostri addetti ai lavori, gli appassionati, che non vediamo l'ora di ripartire con tanta fame, puntando sempre sul settore giovanile, che è e deve continuare ad essere la nostra linfa vitale per le squadre senior. La nostra attività come Basket Castelfranco potrebbe riprendere in estate con il camp e altre iniziative collaterali che verranno rese note di volta in volta. Intanto, a nome mio, porgo un ringraziamento a tutti e un invito a non mollare mai nello sport e nella vita. Ancora buonasera.
Ecco, il microfono narrativo erano queste, diciamo dicevamo le parole del presidente Andrea Berti, lo salutiamo, ovviamente ci scusiamo ancora una volta, questa è una puntata zero fatta con strumenti così dire, per così dire artigianali, dunque perdonateci eventuali errori, soprattutto dal punto di vista tecnico, non siamo tecnici ma cerchiamo di veicolare con la comunicazione il più possibile questa grande passione, la passione bianco-verde del Castelfranco Basket. Grazie presidente, ovviamente ci aggiorneremo nelle prossime puntate, magari avendo in diretta live anche in video. Un saluto va intanto all'amico Giuseppe Ciarrino che ci segue dalla Sicilia. Ciao Andrea, sempre con professionalità e dedizione ti dedichi allo sport. Un abbraccio, grazie Giuseppe, ovviamente. Un saluto anche a te, a tutti coloro che ci seguono da lontano. Il web abbatte le barriere, dunque a tutti coloro che ci seguono da lontano e soprattutto dalla mia amata terra, la Sicilia, che porto nel cuore e che purtroppo con questa emergenza coronavirus, insomma, mi tiene un po' incatenato in casa come tutti. Io direi andiamo a seguire un po', andiamo a vedere nuovamente la schermata. Per quanto riguarda il quiz, dicevamo, Marzio Cardinale è il miglior realizzatore in una singola partita del basket Castelfranco. Quanti punti realizzò in quella singola partita? 60, 62, 63, 59. Lasciamo la schermata in sovraimpressione con un po' di musica di sottofondo. Al rientro torneremo con un'intervista ad un grande ex del passato bianco-verde. Restate comunque in linea. Ebbene, torniamo dunque in diretta con il nostro speciale, la puntata zero. Ancora quiz in primo piano. Marzio Cardinale è il miglior realizzatore in una singola partita del basket Castelfranco. Quanti punti realizzò in quella singola partita? Ve lo chiediamo: 60, 62, 63 o 59? Potete rispondere nei commenti a questo video oppure sulla storia Instagram che vale per 24 ore oppure al 320 0950 556. Ma io vado subito in collegamento, dovremmo avere in collegamento telefonico un ospite graditissimo. Si parla del passato, ospite telefonico, quindi è in diretta, potete anche interagire con lui. Parliamo di Denis Tetta Tomesani. Buonasera. Bene, allora grazie intanto per aver accettato questo invito alla puntata zero. Forse l'audio non è dei migliori, ma ovviamente facciamo tutto, come dicevamo, con strumentazione, fra virgolette, amatoriale. Raccontaci un attimo intanto il ricordo di pochi anni fa a Castelfranco, ricordi indelebili a doppia facciata, cioè nel senso sia da parte tua che da parte nostra. Nei confronti del basket Castelfranco.
Ecco, Basket Castelfranco, vediamo fra l'altro una foto delle tante che abbiamo con la maglia del castello, la maglia bianco-verde e quel Palareggiani che ha comunque fame, fame di basket e di vedere dei campioni per le categorie come te, campioni sia in campo ma anche e soprattutto fuori. Ecco, vediamo intanto alcune immagini anche della stagione attuale della tua squadra. Tu giochi nell'Olimpia Castello. Intanto c'è anche il commento in diretta del presidente Berti che dice: "Buona serata, Tetta." Vuoi rispondere subito, immagino. Dicevamo proprio stagione attuale, sei adesso con la maglia dell'Olimpia, che vediamo in questo istante anche in primo piano, stagione purtroppo che si è arenata per le note vicende. Come la stavate affrontando? Fai un po' un resoconto stagionale. Sicuramente Bene, molto soddisfatti. Denis, ovviamente il tempo quando siamo in diretta è sempre tiranno. È un piacere sentirti. Sei uno dei migliori della C-Gold, lo dicono le statistiche, ma non solo. Ovviamente per il futuro, al di là della stagione ormai andata in questo modo, che cosa vuoi lanciare? Che appello vuoi lanciare ai tifosi del Castelfranco, ai tuoi tifosi attuali, a tutti coloro che amano il basket e lo sport, che ci stanno seguendo? Basket, ripeto, è la mia passione.
passione, penso che sia la passione di tutti quelli che lo praticano e ci sarà tempo e per tutti quanti tornerà il momento di divertirsi a giocare. Bene, grazie dunque Denis, Tetta, Tomesani. Purtroppo volevamo dilungarci un po' di più con te, ma il tempo è tiranno. Ci mettiamo a parlare, ovviamente stiamo già sforando rispetto ai tempi che ci eravamo andati, ma avremo, spero, l'occasione di risentirci. Intanto in bocca al lupo, stiamo a casa e siamo a casa per riuscire quanto prima. Grazie ancora Denis. Bene, a presto, grazie ancora. Scusateci, come detto, per l'audio, ma con strumenti artigianali è il massimo che possiamo fare. Intanto c'è anche un altro commento, sempre un bel giocatore. Ciao Denis, in diretta, Jerry Ross, che commenta. Un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo. 21 live contemporanei, ma tanti altri si sono messi in contatto e poi staccati. Poi c'è Alex Lenzarini che dice Marzio Cardinale, tornando al quiz. La domanda è fuorviante comunque. Perché? Perché scrive quella giusta sarebbe stata il record di punti del pick and roll più pericoloso di tutto il Modenese. La coppia Cardinale-Lenzarini è. Beh, chi vuole rispondere? Intanto c'è Greta Volpi che scrive in merito al quiz, che sono 62 i punti per quanto riguarda il totale. Ricordiamo che fra tutti coloro che avranno risposto nella maniera esatta, la prossima puntata verrà estratto uno che vincerà una sciarpa e una borraccina. Un ringraziamento intanto ancora ai nostri sponsor, li vedete in sovraimpressione. E intanto noi lanciamo invece anche altro, una serie di video che sono stati pubblicati in questi giorni dalla nostra area commerciale sui nostri social, su Facebook, su Instagram, che hanno visto praticamente i nostri atleti in casa a battagliare fra loro, fra le mura amiche, passando il tempo facendo dei canestri o degli esercizi per non perdere l'abitudine. Intanto c'è Davide Ceia che dice intervistate Poggi, non ti preoccupare Davide, un saluto intanto, ma arriverà anche il suo momento. Ciao e grazie per seguirci. Un saluto a tutta l'SP Vignola. Dicevamo, video, iniziamo a mostrare anche in questo contenitore il video. Iniziamo con il capitano, direi, della macelleria Danilo Prima Divisione, Andrea Esposito. Questo il video di Esposito. Andiamo al fratello Alberto Esposito che gioca nella Borghi SPA Under 18. Altro video, stessa location. Ebbene, torniamo per qualche secondo, adesso un po' di highlights per quanto riguarda il Franco con l'ultima partita, dicevamo, giocata in casa, manca tanto. Vediamoci un po' di immagini e poi appena torneremo sentiremo anche l'intervista video, cioè, o più che altro il commento in video che ci ha inviato direttamente l'assessore allo sport del comune di Castelfranco Emilia, Leonardo Pastore, che ci segue anche in diretta. Ricordiamo sempre che attivo il numero 320 09 50
0556 per i vostri SMS o WhatsApp live in diretta, mentre ovviamente ci scrivono anche intervistate Poggi, scrivono scorretto appunto la risposta di Alessandro Poggi, mentre il presidente Berti alla domanda intervistate Poggi dice chiaramente la prossima puntata, quoto e quoto fortemente. 17:58 al nostro timer, un po' di musica con le immagini, poi torneremo subito in studio, non in studio, anzi scusate, in casa mia, e poi la parte conclusiva con le dichiarazioni anche dell'assessore allo sport. E torniamo in diretta live con Biancoverde dentro casa 320-095-0556 per i vostri SMS e anche WhatsApp. Andrea Guanno direttamente Biancoverde dentro casa, Biancoverde Basket Castelfranco direttamente dentro casa mia live. Ovviamente vi teniamo in compagnia, grazie sempre a tutti gli sponsor. Questi sono soltanto alcuni, quelli che danno il nome alle nostre squadre. Vale a dire l'Ottica Amidei di Serie C, la macelleria Danilo, prima divisione, poi tutte le altre, ovviamente la Borghi SPA Under 20, Under 18, la linea 101, la Leonardi Lamberto Under 15, 16, Manitou Italia Under 13, Service Automazione CR, e poi ce ne sono tanti, tanti altri, Centro Fotocomposizione, e oltre, Pizzeria Caffè Grande, insomma, tanto. Tanto, tanto altro. Andiamo subito con un altro video. Passiamo ai più piccoli. Altro video, dei video che ci mandano appunto i nostri ragazzi direttamente da casa. Due pulcini, cugini, Matteo Salani dovrebbe essere 2013 e Luca Vitiello 2014. Vediamo. Bene, come detto, sono loro i due cugini, Matteo Salani, classe 2013, e Luca Vitiello, classe 2014. Noi torniamo con le immagini per quanto riguarda il live bianco-verde dentro casa, puntata 0. Vediamo come va. Il seguito finora c'è, speriamo che ci sia anche il riscontro. Intanto il presidente Andrea Berti dice: è bello sentirvi o leggervi anche solo con un commento. Presidente, la prossima puntata vorrei
vogliamo vedere te direttamente. Andiamo invece, come detto, alle dichiarazioni dell'assessore allo sport del comune di Castelfranco Emilia, Leonardo Pastore, che ci ha fornito un video direttamente da casa sua. Dunque, sentiamo e vediamo le sue dichiarazioni. Parla un po' il punto sul coronavirus, ma anche sulle attività sportive ferme e tutto bloccato. Sentiamo. Poi torniamo. Ciao ragazzi, spero stiate bene, spero che stiate vivendo nella maniera migliore possibile queste giornate abbastanza complicate. Proprio come ci diceva il presidente Berti, insomma, nel messaggio che vi ha inviato qualche giorno fa, la speranza di tutti è quella di tornare il prima possibile sui campi e nelle palestre, insomma, per riprendere l'attività ordinaria che ci accompagna durante tutto l'anno. Oggi però dobbiamo restare in casa, perché questo è l'unico efficace strumento che abbiamo per lottare contro questo maledetto virus. Dobbiamo ridurre i contatti sociali per evitare la diffusione del contagio. È complicato, è molto difficile e tanta gente sta facendo diversi sacrifici. Noi come comune proviamo a stare più vicino alla nostra comunità con una serie di strumenti nuovi. Ogni sera pubblichiamo un report sulla nostra pagina Facebook che riassume la situazione sanitaria del nostro territorio. È quella la fonte ufficiale a cui attenersi per avere notizie sulla diffusione del virus e per avere notizie sugli sviluppi di una normativa che, come avete visto, sono girate anche diverse battute in rete, però cambia quotidianamente. Cambia quotidianamente perché nessuno ha il libretto delle istruzioni per affrontare questa emergenza, e quindi si stanno quotidianamente trovando nuovi strumenti a disposizione da mettere a disposizione delle nostre comunità. Una volta affrontata l'emergenza sanitaria, che oggi è ovviamente la priorità, dobbiamo tutti quanti ritrovarci, speriamo di farlo in una stanza tutti insieme, per discutere di quello che è il futuro di tante nostre realtà sportive del territorio che stanno vivendo con difficoltà questa fase e che però abbiamo il dovere tutti quanti di accompagnare nel superarle queste difficoltà, perché il nostro territorio non può privarsi di nessuna società sportiva, soprattutto di quelle, per esempio, come la vostra, che in questi anni hanno portato avanti una straordinaria politica di valorizzazione del settore giovanile, con tante ragazze e tanti ragazzi che tutti i giorni affollano le nostre palestre. Ci sarà tempo per parlare di queste cose, speriamo di poterlo fare il prima possibile. Nel frattempo vi mando un abbraccio ovviamente virtuale e vi do appuntamento alle prossime occasioni. Io sono qui quando volete, possiamo sentirci. Ciao. E un ringraziamento dunque all'assessore allo sport del comune di Castelfranco Emilia, Leonardo Pastore, che come detto ci sta seguendo e dice in live, in commento al nostro video: anche io, come Mattarella, non sono andato dal barbiere. Nessuno in questo momento può andarci, mi raccomando, stiamo a casa. Hashtag io resto a casa. Ovviamente, dicevamo, questa è una puntata zero. Vedo che c'è comunque un po' di seguito. Grazie a tutti, anche da parte dei nostri sponsor. Andiamo con un altro video, andiamo a vedere dei nostri ragazzi. Adesso restiamo con i più piccoli. Scena con Alessio Calabro, o Calabro, scusatemi, classe 2013, e il fratello Simone che gioca a calcio.
torniamo con le dichiarazioni che dice di Tamara, che dice grazie assessore, ovviamente grazie a tutti. Alessandro Poggi dice siamo i numeri uno. grazie Alessandro, ovviamente siamo agli sgoccioli di questa diretta. Che dire, mettete gli ultimi commenti così li leggiamo. Vi ricordo anche il quiz della prima puntata, anzi della puntata zero. Marzio Cardinale è il miglior realizzatore in una singola partita del Castelfranco Basket. Quanti punti realizzò in quella partita? A 60, B 62, C 63, D 59. Rispondete sulla nostra storia Instagram o nei commenti qui. Potete anche inviare un messaggio al 320 09 50 556. Ovviamente si vota fino alle 17:30 di domani, 29 marzo 2020. Questo video potete comunque rivederlo quando volete, una volta terminata la diretta. E torniamo in diretta dopo la schermata del video, mentre possiamo anche vedere intanto ancora immagini giocate, quello che più ci manca del basket Castelfranco, la partita contro Castenaso. Andiamo a leggere subito i commenti, che possiamo anche leggere. C'è la risposta del presidente Berti che dice siamo i numeri uno sempre, conferma Jerry Ross, e poi il presidente che dice ho già ringraziato personalmente, ma anche pubblicamente ringrazio adesso tutta la mia area stampa. Grazie, presidente. Ovviamente un lavoro che cerchiamo di portare avanti con il massimo impegno, pure in situazioni di emergenza. Questo ancora dunque il quiz. Scusate, è partita nuovamente la musica in sottofondo. Scrivete gli ultimi commenti. Siamo in dirittura d'arrivo. Sono a casa, le faccende anche familiari e i miei bimbi piccoli mi chiamano. Che dire, andiamo a vederci intanto l'ultimo video dei nostri ragazzi, anzi, gli ultimi due. Iniziamo con Alberto Esposito della Borghi. No, scusate, Alessandro Lenzarini della Borghi Under 18. Bene, questo è il video per quanto riguarda Lenzarini. Noi andiamo subito anche, sto facendo tutto da una parte, sono davanti alla telecamera con l'altra mano, con una mano tengo il microfono, con l'altra il mouse per cambiare le varie schermate. Andiamo direttamente su internet a vedere. Tamara scrive complimenti Andrea, fantastico rivedersi, condivido, non vedo voi, ma è come se vi vedessi e comunque ci sono, ci siamo. Attualmente 18 ascoltatori in diretta, anzi in visualizzazione. Questa è la pagina ufficiale del basket Castelfranco, biancoverde dentro casa, on air, e questo è il sito internet. Mi raccomando, seguitelo anche adesso. Potete trovare anche delle fotogallerie, ad esempio con belle foto. Andiamo a vedere ad esempio le foto di Macelleria Danilo, Pallacanestro Castellarano.
pubblicata il 24 febbraio. Guardate qui che foto, per quanto riguarda appunto la nostra realtà. Questa è la seconda, scusate, la prima divisione della macelleria Danilo Basket Castelfranco. Ma tante altre foto ci sono sul nostro sito, nell'apposita sezione, così come ci sono anche i video con le interviste dopo gara delle gare che si sono giocate durante questa stagione. Le stiamo vedendo in tempo reale, dovrebbe arrivare. Ecco, qui c'è l'intervista doppia, uno dei cavalli di battaglia a Federico Riccò e Andrea Esposito, un'intervista doppia scoppiettante, ma tante altre. Se volete potete anche riascoltare le radiocronache delle gare della prima squadra della Serie C della Ottica Amidei con il commento di Andrea Esposito. Andando nell'apposita area, cliccate il play sul lettore. E adesso ovviamente siamo quasi in addirittura d'arrivo. Prima, l'ultimo video, abbiamo Francesco Musacchio, classe 2013. Ebbene, grande anche Musacchio, dunque ha fatto canestro con l'esultanza, penso, della mamma in sottofondo. Comunque, complimenti, continuate a mandarci i vostri video. Siamo addirittura d'arrivo. Scrivete gli ultimi commenti se volete. Io ricordo, il sondaggio è attivo fino, il quiz è attivo fino alle 17:30 di domani. Marzio Cardinale è il miglior realizzatore in una singola partita del Castelfranco Basket. Quanti punti realizzò? 60, 62, 63, 59. Vedete un po', rispondete, avete i contatti. Noi, come detto, siamo ufficialmente in dirittura d'arrivo. Abbiamo già sforato, abbiamo fatto più di mezz'ora, siamo già a 40 minuti. Dunque, scade qui il tempo per questa prima puntata di Biancoverde dentro casa live. Vedete qui in basso i nostri social, il nostro sito, i nostri social. Qui in alto invece il numero per interagire con noi. Che dire, vado ancora una volta a ringraziare i nostri sponsor, li vedete qui in sovraimpressione, ma ce ne sono anche tanti altri. Un ringraziamento particolare a loro, un ringraziamento particolare a voi che ci state seguendo e ci avete seguito in diretta. Non mi resta altro dunque che salutarvi, augurarvi una buona serata. Mi raccomando, stiamo a casa, io resto a casa. Scriveteci le vostre mail se volete, stampa basket castelfranco chiocciola gmail.com. Mi sembra che davvero tutto per il momento. Una buona serata, un buon weekend e a presto, alla prossima.